milioni che assediano il Colosseo, evasione fiscale dilagante, venditori ambulanti ovunque, quartieri senza servizi. Roma, una città abbandonata a se stessa, come racconta un reportage di Fabrizio Gatti sull'Espresso di questa settimana. Piazza di Santa Maria Maggiore, turno di notte. Eccoli i vigili urbani in servizio. Auto parcheggiata, chiacchiere in un bar per più di un'ora. Solo l'arrivo di un passante appena derubato li costringe ad andare via. Stessa piazza, qualche ora dopo, davanti alla Basilica Papale, intorno alla fontana, è un tappeto di topi. Pochi chilometri più in là, piazza San Pietro, domenica mattina. Mentre Papa Francesco celebra la messa, un uomo attraversa la piazza pubblicizzando una friggitoria di patatine. E poi bancarelle, volantini, souvenir che poco hanno a che fare con la fede, almeno con quella religiosa. Colosseo, quattro centurioni vanno all'assalto di una famiglia americana. 40 euro you paid. No, yes, but you won 60. 40 euro per uno scatta in posa, ne pretendevano 60. A Fontana di Trevi per chi compra niente scontrino. Le bancarelle sono regolari? La risposta arriva da un vigile. Certo che sono regolari, una vita che stanno là. Sono il film di Totò, ci stanno. Infine Piazza Farnese, sede dell'ambasciata di Francia. La sera, se a palazzo c'è festa, la piazza progettata da Michelangelo si trasforma in un parcheggio privato.